Allora, continuiamo la nostra trasmissione, così si fa. E apriamo una finestra sugli istituti scolastici presenti nel nostro territorio. L'abbiamo già fatto la scorsa settimana con l'Istituto Statale d'Arte, Liceo Artistico, Istituto d'Arte della Ceramica di Caltagirone. E stasera invece abbiamo il piacere di ospitare rappresentanti del corpo docente dell'Istituto Tecnico per costruzione, ambiente e territorio, ex geometre. Benvenuto all'ingegnere Salvo Contrafatto, buonasera, Buonasera. e benvenuto all'ingegnere Giacomo La Rocca, buonasera, grazie di essere qui Buonasera. con noi. Benvenuto al geometra Gianluca Iurato, Buonasera. che è consigliere del Collegio dei Geometri e degli Ingegneri della provincia di Catania. Ho detto giusto o sbagliato? Ha detto Va benissimo. bene. Intanto però vorrei parlare un pochettino dell'Istituto Tecnico Geometra, che non si chiama più da quest'anno, diciamo, No, dalla riforma. dalla riforma. Dalla Ecco, non si riforma. chiama più Istituto Tecnico Geometra, ma si chiama Costruzione, Ambiente e Territorio. Ingegnere La Rocca, spiega Sì, allora brevissimamente che è intanto successo, è successo che con diciamo, la riforma tutti gli istituti tecnici no? hanno cambiato nome. Sono istituti tecnici che poi si possono suddividere in settore tecnologico o quello economico. E poi c'è l'indirizzo. Allora, nel nostro caso è istituto tecnico tecnologico ad indirizzo costruzione, ambiente e territorio, cioè quello che comunemente viene chiamato CAT. Ho capito. Quindi per certi versi, diciamo, non so se hanno semplificato le cose, a mio avviso no, perché in quel Decisamente. modo, diciamo che era un po' più facile, che so, Certo. parlare di geometra, agrario, Chiaro. industriale, invece adesso non sono più così chiamati, ma sono istituti tecnici, tecnologici e poi è l'indirizzo che caratterizza. Sì. Al di là dell'etichetta, ecco, del diploma, no? Perché uno è geometra. Allora, Oggi, che cosa è cambiato? Perché intanto. prima chi usciva faceva un tirocinio e poi approdava all'albo dei geometri, cominciava una professione anche personale, diciamo, no? Cosa cambia? No, da questo punto di vista rimane sempre questa Ma non si chiama possibilità. più geometra. Non si chiama più geometra, e diciamo che comunque le, diciamo, competenze vengono estese, cioè mentre prima, sostanzialmente, si pensava che il geometra si dovesse occupare principalmente di costruzioni o quelle che erano le pratiche catastali. Perfetto. Adesso invece le competenze vengono allargate, infatti non a caso si parla di costruzione ambiente, per esempio per quanto riguarda tutte le tematiche dell'architettura Certo. sostenibile, le fonti di energie rinnovabili e così via, e di territorio, cioè quindi queste competenze vengono allargate, vengono introdotte anche delle nuove materie, per esempio è l'unico istituto tecnico che si occupa di sicurezza sul lavoro, per esempio, no? Mentre gli altri istituti tecnici non hanno delle materie specifiche. E poi nuove tematiche e anche diciamo, questa iniziativa che poi Sì, successivamente adesso verrà ne parliamo. presentata, che per esempio si sta allineando a queste diciamo, avanguardie dell'uso dei droni. Dove il drone sì è vero che viene usato, chi lo usa anche per fare matrimoni o per fare Vabbè, fotografie, ma per ma anche per esempio c'è recapitare un posta uso, o acquisti ecco, c'è un uso da Amazon. scientifico invece del drone per dei rilievi utilizzando la tecnica fotogrammetrica, per intenderci un po' quello che succede con i Sì, televisori certo. tridimensionali, no? Con diciamo, i film tridimensionali e quindi un tecnico che sia anche specializzato, che guarda al futuro per poter utilizzare queste nuove tecniche per il territorio. Ma quindi la figura dell'ex geometra oggi di costruzione, ambiente e territorio, ecco, dove va in quadra? È uno spettro che si è allargato? È un campo di lavoro un po' più allargato rispetto a quello che prima così si identificava che potesse fare il Sì. geometra? E si è allargato anche perché? Perché di fatto queste nuove generazioni hanno un'aspettativa di vita, questo lo dicono le statistiche, che probabilmente supereranno il secolo.
Quindi se il trend pensionistico è quello che assistiamo, abbiamo ragazzi... Cioè che non c'è la pensione. No, nel senso che andranno in pensione forse a 75-80 anni. Ma che non no? trovano la pensione. Beh, forse non troveranno la pensione. Quindi... Quelli che sono nati dagli anni, dall'80 in poi praticamente hanno difficoltà a trovare pensione. Quindi probabilmente dovranno lavorare forse 60 anni, diciamo, nelle migliori delle ipotesi. E siccome tutte le statistiche dicono che cambieranno almeno 6-7 lavori, e quindi è giusto che le competenze si lo spettro vengano, delle competenze vengano ampliate, diciamo, per consentire di poter, diciamo, adattarsi a quelle che possono essere, diciamo, le necessità future. Per esempio, c'è tutta la parte relativa alla progettazione tridimensionale, che per esempio noi usiamo un software particolare che si chiama appunto AutoCAD, che guarda tutto il mondo delle stampanti tridimensionali, no? Per esempio anche questo è un altro settore che sta procedendo a grande velocità. Ci sono, diciamo, delle esperienze in tal senso, per esempio già è possibile, che so, stampare addirittura una casa in 24 ore, c'è già un'esperienza in tal senso che sta partendo in Olanda, e quindi occorrono dei tecnici capaci anche di progettare in 3D, perché si prospettano nuove possibilità di lavoro. La stampante 3D significa anche chiaro. Che cosa? Per esempio stravolgere la possibilità di poter pensare un'idea, stamparla e venderla. Un caso, per esempio, leggevo sui giornali di giovani imprenditrici che avevano progettato delle borse in plastica, sapendo ovviamente disegnare in 3D, poi le avevano stampate e le avevano vendute su internet, no? Quindi questo stravolge anche, certo, diciamo, dei sistemi a cui noi siamo stati abituati fino adesso. E quindi ecco perché è importante avere sul territorio dei tecnici, perché che abbiano questo, diciamo, questo campo sempre più ampio. Ingegnere, come ci ha fatto? Il vecchio come si chiama? Tecnigrafo? Tecnigrafo, è stato abolito. È stato abolito. Infatti i nostri ragazzi non lo conoscono neanche. Ne abbiamo ancora, ma, certo, ma sono reperti archeologici. Diciamo, diventano reperti archeologici, perché è chiaro che bisogna stare al passo con i tempi. E quindi il disegno viene fatto tutto con l'aiuto dell'informatica, con il computer, e mi preme dire che in un contesto appunto di questo momento di crisi che viene, diciamo, da più parti sollevato, rappresentare una istruzione tecnica specialistica oltretutto, avendo allargato lo spettro di possibilità di lavoro, credo che possa essere anche un futuro, perché chiaramente la condizione specialistica dell'istruzione permetterà a questi ragazzi magari di non dedicarsi solo, come tradizionalmente si può pensare la precedente figura del geometra, alle costruzioni o agli accatastamenti, ma appunto, come è stato detto, anche ad altri lavori dove possono applicare queste competenze che hanno, certo, acquisito da noi. Ecco che allora, diciamo, la figura si stravolge e probabilmente diventa più spendibile. In questo senso, tra l'altro, la riforma viene incontro, perché da noi, così come in altre istituzioni, è obbligo avere rapporto scuola-lavoro, si viene indicato. Ebbene, noi già abbiamo avviato da tempo questa situazione con rapporti di scuola-lavoro con alcuni enti. Da quest'anno, tra l'altro, diventa regime obbligatorio per le terze classi, e questo permette anche di fare un'applicazione di esperienza lavorativa. Tanto per intenderci, alcune istituzioni, enti pubblici come il nostro Museo della Ceramica, ha dato la disponibilità appunto ad attivare un rapporto di scuola-lavoro, e questo significa di applicare le competenze acquisite anche nel campo dell'informatica e del rilievo, che sia edile o che sia di altro tipo, alle condizioni che si ritroveranno ad esempio nel museo. Ecco che bisogna
estrapolare la vecchia figura del geometra in un contesto molto più ampio. E qui è il motivo perché credo che il legislatore abbia voluto con la denominazione appunto COSCAT, costruzione, ambiente e territorio, dare questa cornice più ampia, soprattutto immaginiamo tutti i temi ambientali, no? E quindi chiaramente questo allargamento del campo lavorativo che viene realizzato anche trattando di temi ambientali. Cioè uno praticamente consegue il diploma di SCAT. No, di CAT. Di CAT, perdono, CAT. Consegue il diploma di un tecnico che è specialistico e specializzato in costruzione, ambiente e territorio. Qui ha perso un po' di fascino, vero? Geometra Iurato. Oddio, ha perso il fascino, ma alla fine è sempre geometra. L'ho capito, vabbè, ma poi geometra, diciamo che è passata le nuove generazioni, questo geometra ormai, come il tecnigrafo, sarà messo in cantina, diciamo. Noi sicuramente non saremo mai messi in cantina, il geometra c'era, c'è e ci sarà. E effettivamente è così, sì, dai. No, non glielo lascio dire, non glielo lascio dire, perché il geometra difficilmente andrà in cantina. Poi non ho come definizione, dico, in questo senso. Come definizione, sì, vorrei a questo punto a livello legislativo non c'è più il diploma rilasciato come geometra, no. Quindi no, è un andrà tecnico, in cantina. È un tecnico sarà esperto in quando Iurato non ci sarà più, i figli di Iurato non saranno geometri, sì, saranno chiaro, tecnici, saranno CAT, sì, saranno tecnici territorio, ambiente. Perfetto. E costruzione è una cosa tutta completamente diversa, che perde di quel fascino. Ma il fascino credo che non lo possa perdere, perché ingegnere lo perde, perché vuoi mettere praticamente la costruzione di un progetto di elaborazione, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ormai lavori con è la con stessa le cosa, perché la si è, cosa riguarda anche tutti gli altri istituti, appunto, si evolve, quindi evolvendosi, anzi fa di più, e probabilmente gli manca solo la denominazione ingegnere contrafatto. È come dire che tu ai ragazzini prima gli facevi imparare la tabellina, oggi non gliela fai imparare più, gli dai praticamente un computerino, gli dai una calcolatrice, ma anzi calcolatrice è pure lei in cantina, gli dai un computerino, il palmare che c'hanno, praticamente fanno i conteggi. No, ma in realtà non è così. Vabbè, se l'analisi, la sostanza è questo, allora, però, ingegnere, quello che abbiamo detto prima è vero, cioè che questi ragazzi dovranno cambiare lavoro più volte nell'arco, diciamo, della vita, significa che non è più importante un istituto che ti insegna, certo, quella professione da fare tutta la vita. Bravissimo, ho capito perfettamente. Ma serve, diciamo, dare un istituto che ti consente di dare, certo, una preparazione di base. Ovviamente, certo, chi sceglie costruzione, ambiente e territorio, certo, perché quello è il settore. L'indirizzo. Chi sceglie quello economico, che sarebbe magari, certo, l'ex commerciale, sceglie un'altra strada, certo, quindi c'è, certo, un'impostazione diversa. Però è voluto il fatto che si vuole, come dire, non derubricare, perché probabilmente il termine non è quello corretto, però ecco, ampliare, però nell'ampliare significa dare più possibilità, più competenze, proprio perché si pensa che questi giovani dovranno cambiare, quindi meglio riescono ad adattarsi, hanno la possibilità di, certo, e più possono trovare più facilmente lavoro. È come dire che prima che usciva geometra era quasi inimmaginabile che potesse andare in giurisprudenza, giusto o no? Era più portato tecnicamente ad andare in architettura o in ingegneria, diciamo, giusto? Invece con questa base c'è la possibilità forse di spaziare, di poter fare scelte diverse. Ritengo che... Ci stiamo perdendo in questa discussione, ma io credo che sia importante per... Caspiterina, ritengo che... Quantomeno capire di che cosa stiamo parlando. Ritengo che il sunto di tutto questo discorso si può... La sintesi di questo discorso è che il mondo si evolve, le professioni si evolvono, il geometra non rimane indietro, pertanto si evolve anche il geometra uniformandosi a quello che è il mercato. E come dicevo poco fa l'ingegnere La Rocca, è nato il discorso del campo energetico degli edifici, e quindi il geometra si va a uniformare a quelle che sono le esigenze del mercato, a quelle che sono le richieste della gente, le richieste del mercato, quindi aspetto energetico,
le nuove tecnologie, si parlava dei droni, c'è anche il settore ambientale, dove posso garantirvi che c'è tanto da fare, ci sono tanti settori nell'ambito ambientale che il geometra può abbracciare, a parte quello che è stato accennato poc'anzi. Il geometra nel settore ambientale può spaziare a 360 gradi, ci sono parecchie materie che fuori si sconoscono e il geometra può farle, le può fare, è incredibile, ma il geometra con un paio di anni di esperienza dimostrata nel settore può fare cose che ad esempio altri tecnici non possono fare. Quindi praticamente con prendendo il diploma al CAT si sono tramite il CAT si sono ampliate si è ampliata la vista e quindi l'orizzonte di quelle che sono le attività che può svolgere il geometra e che sono molto attuali, diciamo, ecco, quando parliamo sì, di ambiente ci siamo adeguati a quello che è il mercato, come ho detto anche perché le leggi, la legislazione ormai impone alcuni. Se si pensa fino a poco tempo fa, volendone citare due di queste situazioni diciamo innovative, se si pensa fino a poco tempo fa che non c'erano normative specialistiche nello smaltimento dei rifiuti, certo, ecco, quindi immaginiamo che cosa significa avere un tecnico che abbia competenze anche in questo settore. Oppure è stato citato poc'anzi che questo ciclo di studi è l'unico che ha una materia che riguarda la sicurezza in ambienti di lavoro. Qua dentro, come in tutti gli certo. ambienti di lavoro, abbiamo necessità di avere la certificazione, ma anche di avere un piano di sicurezza certo. e quant'altro. Bene, il tecnico che si diploma al CAT è abilitato certo. e quindi può avere questa condizione che non è legata solo al fare diciamo, il geometra, certo. più che collaudi è appunto la figura di chi è responsabile della prevenzione dal punto di vista della sicurezza e quindi ecco che allora specializzarsi poi in questo settore potrebbe essere certamente un ambito lavorativo. Perché anche per aprire un negozio che vende frutta e verdura c'è bisogno appunto di un contesto certo. di questo genere. Ecco perché appunto quello che vorremmo riuscire a trasmettere è che a prescindere dalla denominazione il nuovo ciclo di studi amplia abbondantemente il contesto lavorativo e in qualche misura lo specializza perché come ho detto poc'anzi in un contesto di crisi che chiaramente investe l'economia del nostro paese probabilmente riesce meglio a un'istruzione specializzata, un'istruzione aperta, un'istruzione tecnica perché appunto riesce ad aprire ambiti più, diciamo, più larghi, vedute più larghe. Poi stamattina dicevamo col collega che probabilmente i ragazzi vedono l'immediato futuro, ecco, proprio in questo momento non bisogna vedere l'immediato futuro perché credo che queste condizioni non dovrebbero e non credo che persistere ancora. Quindi il futuro può sembrare una provocazione, siccome in questo periodo stiamo facendo questi incontri con delle scuole medie, infatti è un progetto che abbiamo chiamato proprio didattico orientativa. E, per esempio con questi ragazzi stiamo vedendo dei video dove c'è un progetto della NASA, tra l'altro di un ingegnere italiano, che prevede di utilizzare la sabbia lunare che deve essere diciamo per stampare con delle stampanti tridimensionali delle basi che dovrebbero nascere sulla Luna utilizzando un materiale con la sabbia lunare. Un materiale particolare che addirittura renderebbe più resistente il calcestruzzo. Ora, con questo non voglio dire che il CAT prepara per andare sulla Luna, perché ovviamente certo. sarebbe una battuta, però per dire che oggi noi non riusciamo a immaginare che cosa che potrà succedere fra 50-60 anni fa. Noi siamo una generazione che è nata senza telefonini e senza certo. Computer. Io ancora ricordo quando Piero Angela allora, che noi eravamo studenti universitari, per farci capire il concetto di multimedialità, perché noi eravamo degli studenti che usavamo i computer solo per fare certo. i calcoli, no? Per farci capire il concetto di multimedialità ci fece vedere uno che suonava la tromba.
e dopo un po' il violino e poi l'orchestra. Ricordo che l'indomani all'università eravamo tutti sorpresi perché per noi era impossibile pensare che un computer potesse suonare o addirittura si potessero vedere delle immagini. Ecco, questa è la sfida più grande, la cosa più difficile. In questo senso oggi occorrono più persone che abbiano una preparazione tecnica, ovviamente, ma che sia la più disparata, capace di poter affrontare, diciamo, le sfide del futuro. Ecco, questa, diciamo, a mio avviso, certo. Ecco, ovviamente con i ragazzi stiamo fantasticando per certi versi, cioè, ma si sta facendo uno sforzo proprio per non guardare, dico io, come quando uno va in bicicletta, non guardando la ruota, no? Perché c'è il rischio di andare a sbattere, ma cercare di guardare un po' più distante, più avanti, per vedere che cosa può riservare a questi giovani. Invece, spesse volte, noi genitori facciamo l'errore di guardare quello che oggi il mercato del lavoro offre, no? Nell'immediato, che magari non è detto quello che offrirà fra 5, 6, 7 anni o 10 anni. Certo, le prospettive sono queste, diciamo, sono aperte, quindi l'istituto CAT di Caltagirone, come tutti gli istituti CAT, prepara questi nuovi professionisti per queste nuove professionalità, diciamo, no? Per l'ambiente, per le costruzioni, per il territorio. Ma d'altra parte pensare alle costruzioni che sono diventate veramente avveniristiche, no? Ma tra l'altro... cioè, voglio dire, là non è... tornando all'archeologia, il tecnigrafo non basta, la china con la punta non basta più, diciamo, ecco. Quelle costruzioni si possono fare solo esclusivamente utilizzando queste conoscenze, queste tecnologie, perché altrimenti veramente non... o no? Sì, sì, prove del vento, pensavo, cose, altezze, cose, il problema, dire, non... il problema è muta, diciamo, in diversi anni, perché se da un lato magari ora non si costruisce più con una certa, diciamo, sviluppo, ma immaginiamo, e lo vediamo purtroppo, ahimè, su quello che tutti i giorni accade, immaginiamo cosa occorre per manutentare quello che è stato costruito. Evidente. Per far sì, certo, affinché l'edilizia, ma non solo i manufatti edilizi, ma io parlo anche di tutti i contesti ambientali, il rischio idrogeologico, per cui Il CAT ha due indirizzi, proprio da questo punto di vista, l'indirizzo progettuale di costruzione e l'indirizzo geotecnico, perché anche su questo il legislatore ha voluto dare risposte. Proprio perché immaginiamo cosa significherà nei prossimi anni gestire un patrimonio edilizio esistente molto più di quello che è stato il patrimonio dell'Ottocento, del Novecento, che già aveva per tipologia di materiali una diversa resistenza. O immaginiamo dover riutilizzare, riqualificare questo patrimonio anche in termini di risorse energetiche, di uso di energie rinnovabili o di materiali della bioedilizia. Per cui, ecco, tutti questi aspetti che in questo momento citiamo riguardano più le costruzioni e l'edilizia, ma certamente riguarda questa figura tecnica. E quindi anche lì c'è un ambito di lavoro possibile nei prossimi anni. Benvenuta Paola Morvillo e Placido Matteo Pappalardo. Buonasera. Facciamo parlare i protagonisti, sono il quinto anno del CAT. Ecco, i professori hanno detto questo. Ecco, voi come avete vissuto questa metamorfosi, diciamo, che è imposta dalla legge, diciamo, no? Con queste nuove tecnologie. Beh, dal disegno tecnico con la squadretta e la matita si passa a un disegno tecnico sul computer con questo software AutoCAD, passando con un mouse, guardando lo schermo, cioè non è più un disegno tradizionale, però si passa allo specifico, nel senso magari con la matita è difficile disegnare un particolare costruttivo, può essere un solaio, una finestra, mentre con AutoCAD è più facile, si possono ingrandire le... meno questo... faticoso. Devo dire. Sì, questo è vero. Meno più, paghetti, è meno più paghetti veloce. Di sigarette, diciamo. No, questa è una battuta. Questa è una battuta. No, ma meno paghetti perché... La diciamo tutta, è perché...
qualcuno qui dentro è un ex alunno. Non c'è questo qua. È un ex alunno. Paolo, che scusami, sa come funziona. Scusami, non interrompiamo. Io sono ex alunno del giovane. No, non... Ogni riferimento anch'io sono un ex alunno del giovane. Va bene. Paolo, scusa, è qua un gruppo di vecchietti siamo. Prego. E quindi si passa dal disegno con la matita a un disegno col mouse, ma comunque la tecnologia un po' ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, quindi anche noi dobbiamo stare al passo, come si è detto prima, dobbiamo andare avanti anche noi, quindi utilizzare la matita, sì, d'accordo, bisogna prima passare con la matita e poi andare al computer, a una stampante, a stampare, a vedere, a verificare. Naturalmente se non si hanno le basi con la matita non si può passare al computer. Si ha anche un'evoluzione nel pensare, perché magari con la matita una persona può fare lo schizzo e quindi vedere, cancellare e rifare, ma con disegnando direttamente sul computer si ha il progetto già in testa, quindi quello che si vuole disegnare si ha già in testa, non sul foglio. È più semplice. E la mente cambia. È più immediato. Esatto. Più immediato. La mente cambia, quindi si ha un... Non ci vuole la fatica di realizzare. No, in realtà manualmente. Non si realizza manualmente, ma già si ha nella mente, quindi è un passaggio avanti, si salta un passaggio e si va direttamente al computer. Io credo che fra qualche anno arriverà che tu lo pensi e si senza farà, toccare sì. Niente si farà con la tecnologia che c'è, sì. E ci sa, infatti guarda che bellezza. Sicuramente. Matteo Placido Pappalardi, proprio io di noi tutti, no? Vabbè, non ti preoccupare, non ho detto di ometterlo, però siccome ci teneva, si chiama Placido Matteo Pappalardi, ingegnere contraffatto. Allora, Matteo, dimmi. No, su questa cosa, diciamo, ne abbiamo discusso, voi siete diretti fruitori, diciamo, siete quelli, siete state le cavie per certi versi, no, in questi anni? Sì e no, perché ormai l'Istituto Tecnico... Ma voi siete entrati come geometri prima oppure... Come geometri, sì. E qui allora siete cavie. Però posso dire che il risultato è riuscito bene, possiamo dire, perché ormai l'istituto tecnico, ormai CAT, ci ha dimostrato che è uno tra i migliori istituti, perché ti permette di ragionare e ti sviluppa durante il quinquennio, di affrontare con maggiore facilità e anche con maggiore tranquillità qualunque problema ti si trovi davanti. Perché ormai la differenza tra noi e gli altri istituti è che non abbiamo un percorso prestabilito dove noi dobbiamo fare soltanto determinate cose, ma è un settore, cioè un istituto, dove ci pongono il problema e noi abbiamo vari percorsi e possiamo decidere noi se prendere il percorso più lungo per poi prendere o cercare determinate verifiche per essere più sicuri, oppure sapendo di percorrere un percorso più corto, più breve, sempre portandoci a un risultato corretto. Quindi personalmente consiglio il geometra perché dà più strade, dà più possibilità e ti apre la mente, ti permette di affrontare il mondo con più serenità. Allora andiamo tutti al CAT, diciamo. Sì, volentieri, anzi... Ma effettivamente il discorso, riallacciandomi a quello che ho detto poc'anzi, come collegio che ho il piacere e l'onore di rappresentare questa sera, in questi anni, in questi ultimi anni, il collegio crede all'evoluzione del geometra, crede alla creazione del CAT, del tecnico specializzato in costruzione, ambiente e territorio, tant'è che si è instaurato questo rapporto di partnership con il nuovo CAT, il Collegio dei Geometri di Catania ha instaurato un rapporto di partnership dove la mission che ci siamo posti è proprio quella di divulgare e far capire alla gente che vero è che il geometra, che il tecnico che esce dal vecchio istituto tecnico per geometri non è più geometra, ma è un tecnico specializzato, ma si sono allargati gli orizzonti e quindi oggi praticamente c'è questo bellissimo rapporto di partenariato tra parte istituzionale, quindi collegio, e parte istituzionale scuola. Tant'è che abbiamo già creato diversi eventi, questa sera vorremmo accennare se questo, lei lo permette. Non me ne sono dimenticato, però sto trovando affascinante parlare di questo argomento. Eventi, sì. Che per me era nuovo. Non avendo mai affrontato temi sul geometra. No, non vedo. sei cattivo. No. I temi sul geometra li ha
li ha affrontati negli anni che furono. Gianluca. Forse metto il dito sulla piaga. No, assolutamente. E, nella buona sostanza, in Cinema della Rocca, se prima c'erano alcuni lavori che potevano fare i geometri, o meglio, facevano i geometri, ma che poteva essere un territorio che poteva essere anche percorso dagli architetti o dagli ingegneri, ora invece è diventato il contrario, che la figura del CAT diventa essenziale per affiancare l'ingegnere o l'architetto nelle costruzioni, nelle realizzazioni. Sbaglio su questo? Secondo me è impreciso, cioè in che senso? Quello che è importante è formare la figura di un tecnico. Un tecnico non è una persona... Scusi un momento, sì. Non è per capirlo meglio anch'io. L'ingegnere nel suo progetto prima operava autonomamente. Oggi credo che abbia necessità di avvalersi dell'esperienza... e dell'istruzione, della capacità del tecnico del CAT. Allora, ci sono intanto delle esperienze tradizionali che i geometri hanno e che continueranno ad avere, quale per esempio nel campo topografico, catastale, che è sempre stato un appannaggio, diciamo, di professionalità del geometra, che sono rari i casi di ingegneri e architetti che si avventurano, diciamo, in questo territorio. E questo continuerà a rimanere, ovviamente, non credo che ci sia... Il problema da quale punto di vista, diciamo, cambia? Cambia che non è una scuola mirata, diciamo, a formare dei tecnici specializzati per qualcosa di specifico, ma il fatto che sia un tecnico significa una persona che è in grado di porsi dei quesiti di fronte a un problema e trovare delle soluzioni. Chiaro. E questo, diciamo, è un'impostazione mentale che porta, diciamo, il ragazzo poco fa, Placido cosa diceva, no? Il fatto che noi veniamo posti di fronte a delle problematiche da risolvere e quindi questo esercizio di trovare la soluzione, che può essere quella più lunga, quella più corta, quella più felice o quella meno infelice, li porta a ragionare su questi temi. Quindi oggi magari questo può servire perché devono affrontare un tema di progettazione. Questa impostazione probabilmente li può aiutare fra X anni ad affrontare altre problematiche che sono sempre inerenti alle problematiche delle costruzioni, all'ambiente del territorio, che magari noi oggi non possiamo oggi dire tu farai esattamente questo perché sarai affiancato un ingegnere e ti occuperai di quest'altro. Ma è una figura che si prepara, ovviamente poi potrà approfondire anche questi studi con l'università, per esempio, con gli indirizzi tecnici. Il drone, tanto per citare solo il caso del drone, c'è l'Università di Siena che addirittura fa un corso di laurea su queste cose. Cioè, quindi cosa significa? Che poi scelgono degli approfondimenti, quindi poi magari quello che può essere una passione può anche diventare una professione. Certo. Ingegnere contraffatto. Le materie che si studiano con il vecchio geometra ci sono materie ci sono alcune quindi materie, l'estimo c'è, sì, diciamo che sono il percorso è mutato in parte anche perché sono stati inseriti, diciamo, alcune c'è un materie, biennio e un triennio, no? Ci sono due bienni e poi c'è l'ultimo anno, ma soprattutto ci sono alcune materie che prima non si studiavano, ad esempio la sicurezza, come abbiamo citato poc'anzi, sicurezza nei luoghi di lavoro, c'è molta informatica, c'è le lingue che appunto sicuramente una persona che esce da un istituto superiore, le prime cose che deve avere in questo momento sono queste. La tecnologia parla una lingua diversa dall'italiano, diciamo che appunto la lingua ufficiale, tecnologia della costruzione non ci sono più. Adesso c'è una materia nuova che si chiama progettazione, costruzione e impianti, che quindi spazia, ad esempio questa, allarga lo spettro, questa, diciamo, condizione dell'innovazione sugli impianti che prima non c'era rappresenta una novità. Per cui appunto nella logica di anche adeguamento, della logica di occuparsi di aspetti impiantistici in generale, ecco, diventa importante.
Ecco che, ma ad esempio non si perde di vista l'aspetto topografico, perché la materia è rimasta arricchita anche da queste nuove tecnologie. Ragazzi, ma voi per sollecitare i vostri coetanei, magari più giovani, a intraprendere gli studi presso il CAT, per esempio l'Istituto Tecnico in via Mario Scelba, no? L'Euclide, Cucuzza Euclide, ecco, qual è il messaggio che usereste per indurli a scegliere questo indirizzo scolastico? Paola. Ma intanto è un istituto che apre la mente, già l'ha detto il mio compagno. Ma diciamo che la mente è aperta di per sé. Cioè, beh, sta ognuno, poi se uno è chiuso è chiuso. Poi, diciamo, ma che poi l'istituto aiuta. Come istituto tecnico offre un lavoro in seguito, quindi uscendo dall'istituto tecnico, adesso CAT, si troverà al lavoro in seguito, poi naturalmente... È più facile, diciamo. Sì, rispetto a un liceo, che naturalmente bisogna passare dall'università per poi andare nell'ambito, certo, del lavoro. Certo. Naturalmente, uscendo dall'istituto tecnico CAT, si fa la specializzazione e poi si entra nell'ambito del lavoro. E diciamo che lo spettro lavorativo si è allargato tantissimo rispetto, sì, al geometra vecchio tipo. Quando parliamo di ambiente, il problema dei rifiuti è un problema... importante, per cui voglio dire attualissimo, per cui tanti sbocchi lavorativi sono anche su questo settore, diciamo, no? Scusa Paola. No, prego. E quindi si ha l'opportunità di lavorare, ma anche facendo materie tecniche, quindi costruzione, ambiente costruzione e progettazione, si ha la possibilità di toccare con mano quello che sarà poi magari in seguito il lavoro di un tecnico o di un futuro magari ingegnere o geometra se si vorrà andare all'università. Comunque non è per forza obbligatorio, uscendo dall'istituto, andare all'università o seguire la professione di tecnico. Così come era per il geometra, diciamo, esatto. Ecco, tu avevi il diploma senza avere necessità di intraprendere un percorso universitario per conseguire la laurea, diversamente dagli istituti umanistici, dove restava il diploma, ma senza l'approdo universitario restavi col diploma senza titolo. Un pezzo di carta, poi. Beh, diciamo così, se il pezzo di carta esiste. Placido, tu? Allora, io... Per il mio punto di vista e per... Saputo che l'istituto poi vi pagherà queste ma cose. Speriamo. Perché siete testimonial dell'istituto, dai. Allora, per il mio punto di vista il geometra è un istituto che ti permette di diventare ciò che vuoi, cioè non è un istituto che ti dice io ti ho insegnato questo, devi andare a fare questo, è un istituto che ti pone le basi per poter diventare ciò che vuoi e puoi diventare quello che vuoi facendo questo istituto. Certo, non potrei fare... che sono il cacciatore, cose varie, però già puoi spaziare. Ma puoi farlo anche il cacciatore. Non so, l'esempio. Comunque, cioè puoi farla qualunque cosa, sia dall'avvocato, sia dal medico, sia il medico che la letteratura italiana, puoi farla qualunque cosa, perché i professori sono validi. Ognuno di loro ha un'esperienza già di per sé oltre all'ambito scolastico e ti permette ci di... Sono già dei professionisti di per sé. Questo sì, però oltre molto, ai professori tecnici di sé per sé ci sono anche professori di letteratura che già sono molto predisposti per insegnare all'alunno. Cioè se tu già hai di fronte a te qualcuno che gli piace quello che fa... Già ti piace anche ascoltarlo e certo ci saranno momenti in cui, come è normale che sia, non ce la farai, però nel momento in cui tu arrivi a casa tu dici quel po' che ho ascoltato mi basta per aprire il libro e dire questo è quello che voglio imparare, questo è quello che mi piace imparare. Cioè, per chiarissimo, il mio... chiarissimo. Grazie. Pensavo un attimo, no, mi permetterai, riflettevo sul cambio del modo di anche gestire le lezioni. Noi abbiamo avuto la fortuna, impegnandoci, anche ringraziando il preside Novello dell'ISIS Cucuzza Euclide, di arricchire la nostra dotazione didattica delle LIM. Le LIM sono le lavagne multimediali che permettono ormai di fare una lezione tipo, certo, come i ragazzi sono abituati, perché è chiaro che ormai la lezione deve essere un continuo di immagini, di dati, di nozioni che arrivano, per cui ecco, dal gessetto alla lavagna in tutte le aule ci sono le LIM.
E questo diventa anche un passo con i tempi e anche probabilmente, credo, lo stiamo sperimentando, una facilità di apprendimento, perché anche il fatto stesso della lezione, fino a poco tempo fa qualcuno faceva la foto quando si facevano gli appunti sulla lavagna, la lezione sulla lavagna, oggi possiamo memorizzarla e mandarla direttamente sui telefonini e quindi a casa potere. Quindi sono cose che chiaramente arricchiscono, cambiano non solo la figura, il modo di insegnare, il modo di apprendere, e facilitano. Quindi, come tu poc'anzi hai detto del fatto del disegno, non è che è più facile e quindi diventa probabilmente di meno valore, è chiaramente, credo, più facile, ma rimane il valore, anzi probabilmente può incrementare il valore. Io la volevo dire? Sì, io ricollegandomi a quello che hanno ben detto e hanno ben esposto i ragazzi, gli alunni dell'OGCAT, dell'odierno CAT, vorrei semplicemente dire quello che potrebbe essere, quello che potrebbe essere il mio sponsor, anzi quello che potrebbe essere il mio slogan più che sponsor. Io oggi a 40 anni sono certo e posso dire che lo slogan per il nuovo CAT potrebbe essere: i miei figli, il futuro dei miei figli, il CAT. Dopo 18 anni, io il 10 gennaio del prossimo anno faccio 18 anni di libera professione. E quindi divento maggiorenne. Dopo 18 anni di libera professione posso dire che mi farebbe piacere che i miei figli si andassero a diplomare come tecnici del CAT. Allora, parliamo di queste due iniziative che il CAT di Caltagirone sta mettendo in essere. Giorno 11, chi ne parla? L'ingegnere contraffatto. Giorno 11, la Road Show Geomax. Sì. Sistemi laser, scan topografici, metodologie e strategie di rilievo. L'appuntamento è l'11 dicembre prossimo. Vediamo, parliamo un po', vediamo un po' il programma spiegatamente. Diciamo che la promozione di questi due eventi è del Collegio dei Geometri della provincia di Catania, che poc'anzi, come ha ricordato il consigliere Iurato, mio ex alunno, mi sembra anche giusto dirlo, e io ho grande piacere del fatto che lui faccia la professione, che lui appunto abbia raggiunto anche questo, diciamo, traguardo di, per parte del Consiglio del Collegio dei Geometri della provincia di Catania. Noi abbiamo attivato già altri eventi, c'è questo patrocinio, questa partnership comune che vede il CAT, il geometra e il collegio. Bene, questo evento riguarda strumentazioni topografiche e ci sarà uno giorno 11 che è aperto al territorio, ne parlerà Gianluca, soprattutto per i suoi colleghi, e verrà realizzato, vede la sede da noi all'istituto CAT di Caltagirone in via Scelba 5 all'Isis Cucuzza Euclide. E il giorno 12 invece è una innovazione, perché la sede sarà all'Alessio Narbone di Caltagirone. Qualcuno potrebbe dire: ma come mai un istituto, diciamo, alle scuole medie? Come mai? Quest'anno noi abbiamo avuto l'innovazione di, appunto poc'anzi si è detto, di sperimentare un orientamento diverso. Abbiamo voluto dare un orientamento all'interno della didattica, e infatti il collega La Rocca si sta occupando di questo, grazie anche ad aver apprezzato la dirigenza della Lezione Arbone, della Vittorino da Feltre, dei Semini, a cui è stato proposto questo orientamento, aver appunto concesso questa condizione perché i ragazzi possano sperimentare alcune tematiche che riguardano specialmente il rilievo e le tecniche del rilievo, per poter capire se probabilmente intanto acquisire delle conoscenze diverse, che probabilmente potrebbero anche non approfondire, oppure approfondire venendo da noi. Nello specifico l'incontro e l'evento del 12 appunto vede del 12 dicembre che parlerà di droni, vede per i ragazzi appunto una rappresentazione del modo di poter utilizzare questi droni già
e quindi si vedranno esattamente quello che un drone potrà essere e potrà realizzarsi. Gianluca potrebbe avere la possibilità di utilizzare appunto queste due venti, perché sono aperti al, non solo ai ragazzi, ma anche e soprattutto ai colleghi geometri del Calatino. Gli eventi sono aperti a tutti coloro, a tutti i tecnici che vorranno partecipare. Entrambi gli eventi sono organizzati dalla SIFET, Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, insomma è una società di grande rilievo, di spicco nel settore, poi organizzata dal Collegio, dall'Istituto di Istruzione Superiore Euclide Cucuzza, nonché dall'Associazione dei Geometri di Caltagirone. E la tappa dell'11, per l'appunto, come si diceva poco fa, prevede la dimostrazione pratica di un nuovo strumento, il laser scanner, nuovo strumento che ormai insomma già ha preso piede da diversi anni, nuovo perché ancora in zona ce n'è uno solo, nell'area del Calatino c'è un solo laser scanner. E chi ce l'ha? Che ce l'ha l'Istituto di Istruzione Superiore Cucuzza e Euclide. Lo scan. Laser scanner, praticamente è uno strumento che rileva 1 milione di punti al secondo in tridimensionale. Quanto si faceva con la tecnologia, come si chiamava l'apparecchio? Quello che ricorderei il tacheometro. Il tacheometro, il teodolite. Per fare questi punti ce ne volevano. Cioè. Caspiterina, no, era impossibile. No, praticamente tramite il laser scanner riusciamo a ricostruire un ambiente o rilevare una facciata in pochissimo tempo con una grande se mi consenti, certo. per quel discorso che dicevamo prima, per esempio il laser scanner adesso le forze di polizia più avanzate, le scientifiche diciamo, più avanzate, sì, lo usano per fare il rilievo della scena del delitto, no? Perché rispetto alle tecniche tradizionali dove bisognava scattare le fotografie, certo. E poi ovviamente nel momento in cui questa scena del delitto veniva compromessa non è più possibile tornare indietro, in questa maniera è possibile la situazione non solo fotografare, cioè proprio dettagliare le macchie di sangue, certo, il pelo, qualunque cosa succede a 360 gradi, e quindi lì occorreranno ad esempio dei tecnici che sono in grado di poter fare questa cosa, probabilmente in un settore che è quello della scientifica, della scientifica, dell'investigazione, magari compagnia, uno non ci pensa quando si iscrive al CAT, no? Ecco, in questo senso, ecco, questo per ritornare al discorso di prima, di non rimanere legati all'idea tradizionale, quindi in questo senso ecco, forse abbiamo perso qualcosa, ma guadagniamo molto altro. Capisco perfettamente. Tra l'altro, il laser scanner permette, oltre a rilevare 1 milione di punti al secondo, permette di rilevare i 4 colori. Quindi tutto quello che noi rileviamo lo vediamo in quadricromia, quindi riusciamo a distinguere anche i colori. E l'appuntamento di giorno 11, per l'appunto, prevede un'applicazione pratica del laser scanner e ci faranno vedere come si fa un rilievo di una cava. Qui io scendo un po' nel particolare di quello che sono realmente le nostre attività, e quindi ci sarà un caso applicativo di un rilievo di una cava, nonché un rilievo plano altimetrico eseguito con laser scanner, con tecnologia laser scanner, perché ribadisco e ci tengo a sottolineare, unico laser scanner nell'area del Calatino, forse addirittura anche in Sicilia. In Sicilia. Ce l'ha il nostro Istituto di Istruzione Superiore Euclide Cucuzza. L'appuntamento, la tappa invece di sabato, giorno 12, sempre aperta a tutti i tecnici che volessero partecipare, è organizzata sempre dalla SIFET, dal Collegio, dall'Istituto, nonché dall'Associazione Locale dei Geometri del Calatino Archimede, e siamo ospitati, era anche organizzata dall'Istituto Comprensivo Statale Alessio Narboni di Caltagirone, la tappa del 12 ha come titolo il rilievo fotogrammetrico in 3D, e ci sarà praticamente, questa è una chicca, oltre al discorso, come diceva l'ingegnere contraffatto, del drone, faranno vedere dei tecnici che verranno appositamente dalle sedi delle software house, faremo vedere materialmente come si fa un rilievo oggi di una facciata.
praticamente le facciate non si rilevano, ancora per noi poveri comuni mortali il rilievo di una facciata si fa con una rotella metrica, distanziometro, certo, elettro-ottico, però praticamente sta prendendo piede il rilievo delle facciate o di immobili tramite macchina fotografica e dei software che raddrizzano le uniscono e raddrizzano le fotografie e poi ricavano i punti, e quindi misurabile millimetro per millimetro. Questa tecnologia unita al discorso del drone praticamente, certo, ci va a facilizzare, certo, quello che è il nostro, ecco, lavoro. Perché man mano vengono le idee, no? Le tematiche delle frane oggi sono purtroppo attualissime. Rilevare i movimenti, certo, intercettibili del terreno è impossibile, certo, farle con le tecniche tradizionali. Allora, il laser scanner, si fa una scansione, dopo 24 ore se ne fa un'altra, è possibile si capire che cosa sta succedendo, certo, ritornando al discorso, chiaro, del territorio. Chiaro. Diciamo che questo CAT allarga veramente lo spettro di interventi professionali, diciamo, ecco, in questo senso. Prego, Giuseppe. Concludo, diciamo che abbiamo fatto una brevissima panoramica, capisco i tempi televisivi, e quindi li abbiamo già passati, sì, ma sì, poi li mettiamo sul conto dell'ingegnere contraffatto. Per questo la ringraziamo, no, essendo lei padrona dell'emittente. No, io non sono padrone dell'emittente, il programma è mio, non esiste, il okay, mio programma. Oh, il suo programma. Io in chiusura della presentazione dei due eventi ci tengo a ringraziare tre persone, tre persone, quelli che mi vengono subito in mente, che sono il preside Novello e il preside professor Pignataro, per l'immediata disponibilità, e l'ingegnere contraffatto, l'ingegnere La Rocca. Ma mi preme ringraziare anche un amico che non è calatino, ma si è visto che avevo ragione io, c'era il terzo, sì. Cinque. Non, già siamo a 5. La fame viene mangiando. Sì. No, ci tengo a ringraziare un amico che si è subito messo a disposizione, che è Vito Terzo, un carissimo amico dell'area del palermitano, che ha contattato immediatamente le due società e abbiamo concretizzato i due eventi. Quindi un ringraziamento a tutti i soggetti. Quindi gli appuntamenti sono giorno 11 presso l'Istituto Geometra, il CAT, diciamo, in via Mario Scelba, facile individuarlo. E poi giorno 12 invece all'Istituto Comprensivo Alessio Narbone. Dimenticavo un particolare: per poter partecipare agli eventi, ad entrambi gli eventi, è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale del Collegio dei Geometri all'indirizzo geometrict.it. Benissimo, devi aggiungere qualcos'altro? No, penso che abbiamo fatto tanto. Credo che tu hai rivalutato la tua figura di geometra. Va bene, chiudiamo qua. No, invece è stato un bello spazio, perché c'erano tante cose che mi mancavano, e appunto noi ti ringraziamo per l'ospitalità. Grazie a voi per quello che il piacere che avete avuto, mi avete permesso di riallinearmi, diciamo. Non si sa mai, uno cambia assolutamente, non può capitare guarda, non può capitare, però va bene così. Sono contento, diciamo, di questa di questi nuovi indirizzi, diciamo, che il geometra sta mettendo in essere, perché tutti i giovani praticamente, ecco, che si approcciano a dover scegliere il proprio futuro, questo è una delle opportunità che, come ha per un paio di volte fatto rilevare l'ingegnere La Rocca nel pur parler, diciamo, ecco, anche nelle fasi investigative, per esempio il geometra non era pensabile che potesse, invece con queste tecnologie il tecnico CAT diventa essenziale, diciamo, non soltanto per l'ambiente, ma anche per le investigazioni, diciamo, sul luogo del delitto. Ci arriva non soltanto l'ispettore o il signore con la divisa a fare le indagini, ma ci arrivano i tecnici, li vediamo nei telefilm, molti di questi non si identificano come CAT, ma sono certamente con le stesse tecnologie, con le stesse conoscenze didattiche
ovviamente che il CAT oggi riesce a dare, diciamo. Ecco, abbiamo voluto portare alcuni esempi, ma credo che questa è una sostanza. Speriamo che questo spazio sia servito a cercare di indurre le famiglie, i giovani primi fra tutti, a valutare opportunamente, diciamo, questa è una fase anche di preiscrizione. Diciamo che è una fase di preiscrizione, noi siamo aperti e invitiamo anzi le famiglie, chi volesse venire a visitare l'istituto per poter appunto vedere in diretta, proprio rendersi conto anche degli ambienti, dei luoghi, delle attrezzature, dei laboratori, per poter meglio decidere e che comunque decidere con serenità per il futuro dei loro figli. D'accordissimo. Grazie. Grazie a voi. Avremo occasione di vederci magari per queste... Grazie ai nostri ragazzi, queste, certo, che sarà ed è il grazie futuro. Dovete gratificarli naturalmente, perché sono stati testimoni. Domani interrogati. Sono stati testimoni del CAT. Domani interrogati. Allora, grazie all'ingegnere Salvo Contrafatto, all'ingegnere Giacomo Larrocca, docenti del CAT di Caltagirone, grazie al geometra Gianluca Iurata, consigliere del collegio dei geometri e degli ingegneri della provincia di Catania. Geometri. Non c'entra niente. Ingegneri non c'entra niente. Grazie a Gianluca Matteo Pappalardo, grazie a Paola Morvillo. Ho sbagliato. Placido. Perché cosa ho detto? Gianluca Matteo. Abbiamo fatto un po' di mixaggio. Ci sta, diciamo. E se potevo concludere, come? Io oltre a ringraziare i professori, cioè io e Paola rappresentiamo tutti gli alunni del geometra, noi non siamo né i migliori, cioè noi siamo... Perché una... questa specifica? Perché noi, voglio precisare che nel geometra siamo tutti uguali, sia in quanto preparazione che in quanto persone, quindi volevo anche ringraziare i miei compagni perché come noi rappresentiamo il geometra, i nostri compagni lo rappresentano pure. Troppo quindi, modesto. No, merito a tutti perché vabbè. Il geometra è proprio fatto da noi. Cioè non... Grazie a Placido Matteo Pappalardo. Grazie a lei. Okay. Okay. Grazie ancora. Grazie a lui. Siamo qua. E adesso pausa pubblicitaria e subito dopo torniamo con replicarvi, perché ci è stato richiesto in un periodo di funghi questo, uno spazio con il dottor Salvatore Oriente, che è il direttore sanitario del territorio, diciamo, il massimo ufficiale sanitario e responsabilità sanitaria, diciamo, nel territorio, ci parlerà di funghi. Quindi state con noi, proseguiamo subito.